La nuova Jeep Compass si aggiorna nel look, ma è difficile distinguerla dalla versione andata in pensionamento per chi non ha un occhio ben attento. Ora è tutta italiana, viene infatti prodotta nello stabilimento di Melfi, laddove escono le cugine Fiat 500X e Jeep Renegade. Oltre alle piccole novità estetiche, debuttano un inedito e contenuto motore a benzina e tante tecnologie di bordo che vanno a vantaggio della sicurezza attiva e passiva e del comparto infotainment. Con il pacchetto Uconnect Services si può accedere ad internet e da remoto si può tenere monitorato il livello del carburante o addirittura pianificare un percorso e inviarlo al navigatore, in modo da sapere tempo di percorrenza e carburante necessario, giusto per farsi due conti. Con il Model Year 2020 si aggiunge di serie la chiamata SOS con soccorso stradale attivo H24, mentre sono in opzione servizi come l'hotspot Wi-Fi o l'assistenza in caso di furto. Peccato che si debbano pagare sistemi di sicurezza come il cruise control adattivo e il monitoraggio dell'angolo cieco, sebbene le dimensioni del Compass non siano esagerate. Le novità non si fermano qui, il listino motorizzazioni si aggiorna e vede il debutto del motore turbo benzina negli step da 130 e 150 cavalli. Stiamo parlando di un 1.3 abbinato alla trasmissione manuale per l'entry level e cambio automatico a doppia frizione con trazione integrale per la più potente. Elettrificazione sì, ma in un secondo momento dal lancio nel mercato. Questo 1.3 di cilindrata verrà abbinato ad un'unità plug-in hybrid con potenze di 190 e 240 cavalli e trazione integrale elettrica.